La Diaccia Botrona è una zona palustre della Maremma toscana, una delle poche rimaste in seguito alla massiccia opera di bonifica iniziata sotto i Lorena e conclusa tra gli anni 50 e 60 del secolo scorso. Si tratta dell'ultimo margine del Padule di Castiglione, che originariamente ospitava l'antico porto traiano dei Romani. Una parte della palude ha mantenuto l'originaria caratteristica di acqua dolce, mentre l'altra parte è divenuta una laguna salmastra. L'area attualmente conosciuta come riserva naturale della Diaccia Botrona un tempo ospitava un bacino d'acqua salmastra in collegamento con il mare, che per secoli costituì una fonte economica rilevante che garantiva il sostentamento della zona grazie alla pesca, al commercio del pescato e all'approvvigionamento di sale. Questa enorme peschiera sulla quale sorgeva il castello è divenuta uno dei simboli del paese Castiglioni della Pescaia. Siamo in un'area leggermente più incassata di tutta la pianura, dove vi erano i primi fossi, tra cui il Molla, l'ultimo rimasto navigabile, per le bonifiche. Portava acqua fresca per non fare impaludare la palude, per non far morire i pesci della pescaia. Lo sapete che la pescaia di Castiglione della Pescaia non era al mare, ma era qui, ok? Era questo grande lago che poi si è impaludato, i Romani lo chiamavano ancora Lago Prile, si poteva navigare, si andava in mare, e caduto l'Impero Romano, qui Bruna e l'Ombrone hanno portato i sedimenti e l'hanno impaludato. Poi l'Ombrone se n'è andato in mare, il Bruna ce l'abbiamo portato per le bonifiche. La riserva possiede una grande importanza faunistica per la presenza di numerose specie di uccelli, oche selvatiche, fenicotteri, gru, aironi bianchi maggiori, albanelle reali e falchi pescatori. La vegetazione della riserva naturale varia molto in base alla zona di riferimento. La zona della palude vede la presenza della cannuccia di palude, pianta erbacea nata soprattutto in seguito all'aumento della salinità delle acque. Originariamente copriva l'intera espansione della palude, ma negli ultimi anni ha notevolmente ridotto le sue dimensioni e viene sostituito in gran parte da giunchi, salicorni e limonio. Le cannucce sono solo intorno al Molla e quando siamo alla Casa Rossa le cannucce d'acqua dolce sono prevalentemente di là. Di qua quindi abbiamo essenze che resistono bene al sale. Questa erba a fogliolone che farà i fiori gialli, Inula bacicci. Questa con le foglie piatte un po' cicce, un po' grasse. Questo verde un po' sbiancato dal sale, Lobione. Ma quella più famosa è, dov'è? Eccola qui. Questa qui, la vedete? Sì. È la salicornia, detto anche asparago di mare. Ci si condisce in insalata, è salata. Salata di mare, cioè. E poi resistono, in quanto di per sé molto resistenti, le tamerice. Perché di natura sono così, considerate che si sfruttano per la bonifica di terreni inquinati da metalli pesanti. Gli habitat lacustri e palustri sono i più importanti habitat per la biodiversità. Ad esempio, nella Diaccia Botrona sono presenti oltre 200 specie di uccelli. Questi habitat sono a rischio sia per l'inquinamento, ma anche per il cambiamento climatico e il consumo di suolo. All'interno della Diaccia Botrona è presente la fabbrica delle bocchette, chiamata anche Casa Rossa, a causa del colore dell'intonaco di coccio pesto. Fu progettata da Leonardo Ximenes nel 1767-68, su commissione del Granduca Pietro Leopoldo. Dalla metà del Settecento in poi, i Granduchi di Lorena incoraggiarono numerose iniziative di risanamento e bonifica, che consentirono di migliorare le condizioni di vita in Toscana. I Lorena, così come i Medici, ebbero un ruolo molto importante per la crescita e lo sviluppo di questa regione. All'interno della struttura architettonica di stile neoclassico, sono tutt'oggi conservate le cateratte che regolamentavano i flussi delle acque.
Oggi la struttura è adibita a Museo Storico Naturale del Territorio e attraverso mostre interattive, installazioni e osservazioni al binocolo, che rendono l'esperienza coinvolgente per tutte le età, il museo offre ai visitatori l'opportunità di esplorare la ricca biodiversità della Maremma Toscana, comprendendo l'importanza della conservazione ambientale e promuovendo la consapevolezza ecologica. Questi particolari habitat sono punti di sosta molto importanti per le lunghe migrazioni di diverse specie di uccelli e spesso ospitano specie endemiche, ad esempio il nono, una particolare specie di pesce. La Diaccia Botrona è uno dei tanti luoghi poco conosciuti dagli autoctoni, ma molto visitata dai turisti. Vi consigliamo di venirla a visitare, un paradiso tutto da esplorare.